Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è lo spagnolo ex Barcellona, adesso in forza al New York City, ovvero David Villa, che ottiene questa versione SIF parecchio interessante e di cui andiamo a vedere subito i dettagli, iniziando dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità, troviamo un 74 sulla carta. Valore abbastanza bassino, se dobbiamo essere sinceri. Infatti, sinceramente, la velocità la metterei 3 contro. Ma non la velocità nella sua interezza, mi spiego. Tra accelerazione e velocità scatto c'è una notevole differenza. Si parla di 7 punti, ovvero 77 accelerazione e 70 per quanto riguarda la velocità. L'accelerazione non è né un pro né un contro, perché alla fine è un valore nella media, nulla di eccezionale. Mentre invece la velocità mi sento di metterla nei contro perché dopo lo scatto iniziale diventa molto facile da recuperare, soprattutto se non si è molto bravi nel dribbling. Proprio per quanto riguarda il dribbling, andiamo a vedere le statistiche. Troviamo un bel 86 sulla carta, con statistiche di tutto rispetto come appunto l'88 di controllo palla e l'86 di dribbling secco. Questi valori, uniti alle 4 stelle skill, lo rendono un giocatore sicuramente divertente. E se si è anche un pochino pratici, molto forte in fase appunto di dribbling, anche nel saltare il difensore, e se vi capita l'occasione anche il portiere. Non ha una grandissima agilità per quanto riguarda i numeri, però devo dire che in gioco quel 79 appunto d'agilità si sente abbastanza poco, sembra qualcosina in più. Passiamo invece adesso al suo punto forte, ovvero il tiro. Troviamo un bellissimo 88 di tiro, che per una carta con 82 di overall è un valore che si commenda da solo. I punti di forza per quanto riguarda il tiro sono i calci di rigore, che è al valore più alto, 97, che però è un valore relativamente inutile, perché in questo gioco anche un portiere può tranquillamente tirare un calcio di rigore senza nessun tipo di difficoltà, e la finalizzazione, con un valore di 89. Altra cosa da dire sulle statistiche del tiro è il posizionamento. Abbiamo un discreto 85, che poi discreto non è perché parliamo comunque di una carta con 82 di overall. Però vi assicuro che negli inserimenti è uno dei giocatori migliori che abbia mai provato. Fa degli inserimenti sfruttando quel poco d'agilità e quell'accelerazione che ha, che boh, in teoria non dovrebbe neanche farli, però li fa e a noi va bene così. Le statistiche di difesa non c'è bisogno di parlarne perché parliamo di. Stiamo comunque discutendo e analizzando un attaccante. L'unica che andiamo a vedere è la precisione testa, dove troviamo un 82, però siccome è un giocatore alto 1,75 non ci servirà più di tanto. Andiamo adesso al passaggio. Per quanto riguarda il passaggio, troviamo un 78 di overall. Statistica niente male per un attaccante. Infatti, volendo potrete anche usarlo COC senza troppi problemi, visto l'80 di passaggio corto e anche l'89 d'effetto per quanto riguarda i tiri a giro. Nelle statistiche del passaggio ci sono anche le punizioni, un valore non altissimo che però unito a quell'effetto di appunto 89 e alla forza tiro, dove anche lì è messo abbastanza benino, nei calci piazzati diciamo che se la cava, non egregiamente, non è uno specialista, però volendo si possono tirare anche con lui. Per finire, andiamo a vedere le statistiche del fisico. Troviamo un 70 sulla carta con statistiche abbastanza nella media. L'elevazione anche lì è abbastanza bassina, però alla fine non ci interessa più di tanto perché non è un attaccante alto. È più una mezza punta, cioè lo vedo, ripeto, più come una mezza punta o anche come un COC, quindi che le prenda di testa, per come gioco io almeno, non è una priorità. Mi dispiace un po' per la stamina perché è un valore abbastanza bassino e se non la gestite bene arrivate al 70esimo col giocatore già stanco, infatti abbiamo un valore sotto il 70. Mi ero dimenticato di citare le 5 stelle vite debole che lo rendono sicuramente più completo di quanto già non possa essere, infatti destro e sinistro, vi assicuro che la differenza non si nota proprio per nulla. Questo giocatore è abbastanza divertente, statistica a parte tutto, per essere un 82 di overall è divertente e anche forte, infatti qualche gol carino l'ha fatto come potete vedere dalle clip. E considerando che lo potete comprare quasi a prezzo di scarto, direi che è un giocatore assolutamente da provare. Per finire andiamo velocemente a riepilogare i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro troviamo assolutamente dribbling, tiro, sì, che sia di potenza o a giro, è indifferente, segna in entrambi i casi. E il posizionamento, per quegli inserimenti belli 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 che fa. Tra
Tra i contro troviamo solamente velocità, e ripeto, velocità proprio, velocità scatto, non accelerazione o velocità in generale, ma la velocità quella che ha dopo i primi 10 metri. E la stamina, perché difficilmente arriva a fine partita con la possibilità di fare ad esempio l'ultimo scatto magari in contropiede per cercare di vincere al 90esimo. Come voto finale gli ho dato 9. 9 perché nonostante abbia un overall basso, come detto prima, è un giocatore decisamente forte, mi ha piacevolmente sorpreso e appunto costa veramente poco. Con 13-14 mila crediti massimo ve lo portate e vi assicurate un giocatore che oltre ad essere divertente è in grado anche di cambiarvi la partita. Con questo il video termina, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto, addio!